Archiviata l'incredibile vicenda delle opere d'arte oscurate, non rimane che contare le tante brutte figure fatte dallo Stato italiano nel tempo, a partire dalla visita di Adolf Hitler in Italia nel 1938. Egli, arrivando per ferrovia alla stazione Ostiense, doveva raggiungere il centro città. Ma il regime del tempo e il suo cerimoniale si accorsero che lungo il tragitto erano presenti ruderi romani in cattivo stato di conservazione. Decisero allora di farli ricoprire. Il Führer non doveva vedere con quanta cura lo Stato italiano tenesse, alle sue vestigia antiche. Non sappiamo chi venne incaricato dell'operazione, se gli artisti del Carnevale di Viareggio, esperti nel lavorare la cartapesta, oppure i tecnici di Cinecittà. Resta il fatto che coloro che videro arrivare Hitler alla stazione Ostiense e salire e procedere sulla sua Mercedes, si accorsero che guardava stupito a destra e a sinistra perché intravedeva delle cose che non erano pannelli bianchi, squallidi come si sono visti nei giorni scorsi, ma imitavano monumenti. Tant'è vero che Trilussa scrisse una celebre frase: Roma de travertino rifatta de cartone. Ruani, nella sua saggezza orientale, è riuscita a far credere che ha scambiato per riguardo alla sua persona quello che è stato un ingiustificato atto di sottomissione. Ma siamo convinti che nel suo intimo abbia lanciato un fulmine, una saetta divina all'indirizzo del sinistrato mentale che aveva compiuto lo scempio di non fargli vedere delle opere d'arte che lui avrebbe voluto guardare, magari di sfuggita, opere d'arte nude. Tutto il mondo ha dato rilievo alla notizia, ma ne ha taciuto un'altra altrettanto importante che aveva sullo sfondo sempre denaro. Fu quando il super ricco Silvio Berlusconi, in atto di sottomissione, baciò la mano a Gheddafi. Ebbene, come italiani dobbiamo paradossalmente ringraziare l'ex cavaliere, l'ex capo di governo, perché con quel gesto vogliamo leggerlo in positivo. Riuscì a rendere omaggio da parte dello Stato italiano, tradizionale aggressore della Libia, a un martire, Muammar Gheddafi.